Pronto? Pronto signora, buongiorno. Buongiorno, chi Sono parla? il dottor Agiustini Siliconetti Confiotti. C'è suo marito, signor Dino? No, non c'è, Non ancora so, non è arrivato a casa. lei la moglie? Sì. Ah, ho capito, posso parlare un attimo con lei, signora? Velocemente perché ho sulla pasta Ah, sì, no, no, e è una è un cosa. momento tragico. Sì, però è una cosa importante. Io sono un chirurgo plastico, signora. Suo marito ha richiesto un intervento su di lui. Ah, ho capito. Penso che gliene abbia parlato, Sì, no? È certo. l'inserimento della terza palla e quindi io volevo sapere qua. Com'è? Pronto? Ah, è molto divertente, ma io non ho tempo, ha capito? Abbiamo già il donatore, signora. Pronto? Sa, noi andiamo a Tripalle, provincia di Pisa, e si invitano i donatori. Ma guarda, ora ditemi voi. Ma vabbè, questo era proprio per farla ridere, giustamente. E adesso andiamo da un altro. Eh sì, terza palla. Oh mio Dio, beh, buttala via la terza palla. Ma c'è chi ce n'ha una sola, vero? E c'è chi ce n'ha tre. Io mi accontento di due. Due. Uno e due. Un paio d'ombre. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Lei è il signor Gianni? Sì. Ah, benissimo, sono il dottor Agiustini Siliconetti Confiotti, medico chirurgo plastico. Lei è il dottor? Agiustini Siliconetti Confiotti. Agiustini? Siliconetti Confiotti. Chirurgo plastico. Mi dice. Sua moglie le ha parlato di me? Mia moglie. Sì, lei ha una moglie, immagino. Una Sì. donna comunque che si è Sì. rivolta a me. Dicendo di essere sua moglie. Mia moglie si è rivolta a lei. Le Sì. faccio mia moglie allora. No, 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 perché si tratta di un intervento da fare su di lei, caro signore. Su di me. Sì, caro signor Gianni. Cioè, lei ha richiesto un intervento perché, insoddisfatta delle sue prestazioni sessuali, vorrebbe allungarle il pene. E noi siamo specializzati in questo. Allungamento del pene e ingrossamento della cappella. Noi le facciamo la Cappella Sistina. Ecco, Va bene. non le ha detto niente, forse voleva farle un regalo di Natale. Pronto? Anzi, voleva farsi un regalo. Ma dove è andato? Mo' è andato via. Vedete, no, non esprimono, non si incazzano. Ora magari poi nella seconda parte vediamo di farli incazzare. Ora siamo sulla chirurgia. Pronto? No, io ho rifatto il numero. Perché non è successo niente? La seconda parte andiamo su qualcosa di più, Di più grezzo? Ma no, questo non è grezzo, questo è molto fine. Questa è una situazione di una finezza estrema. Sì, perché. Eh già. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Lei è la moglie del signor Gianni, giusto? Sì. Ecco, ho telefonato un attimo fa, ma suo marito non so se è caduta la linea o se è riattaccato lui. Sì. Ecco, appunto, suo marito mi ha chiamato per un intervento di chirurgia plastica. Sì, per lei. Per me? Sì, vorrebbe ridurre l'orifizio vaginale. Io non ne ho bisogno, non credo che mio marito No, suo abbia. marito dice che ci sguazza e quindi Ah, in va pratica bene. dice ha bisogno di Io adesso glielo ridurlo. dico con mio marito che si è sbagliato. Cioè, perché ce l'avrebbe troppo larga, allora si ristrettisce un po' e al punto giusto. Benissimo. Io la ringrazio di aver telefonato, ne terrò Noi conto. cuciamo, no, facciamo un lavoro di cucito Sì, eccezionale, no? Abbiamo le macchine a cucire, Singer. sì. Io non ne ho Non ne ha bisogno. bisogno? No, non ne ho È sicura, bisogno. signora? Guardi Eh? che suo marito dice che No, da una mio parte marito lui non ce l'ha dice un po' piccolo, da una niente. parte lei ce l'ha un po' larga, Già. capisce? O lo allunghiamo, ingrossiamo a Io lui lo, o. la ringrazio, arrivederci. Senta, le facciamo un lavorino fatto bene, sa, signora? Guardi che non se ne accorge nessuno. Anche lei era attaccato e come voleva si dimostrare, richiamiamo questa famiglia, come voleva si dimostrare, sono molto tranquilli, molto calmi, almeno esteriormente, non danno a vedere quello che hanno dentro. Vedete? Questi sono i cesenatici. Questa signora è una cesenatica. No, i cesenati. Cesenati. Pronto? Pronto, signor Gianni, la cosa, Chiamatela sì. anche Come?
Cosa ha detto? Non ho capito. Avete capito voi? Ma non lo so. Vado al casino. Io non so se ha detto così. Ma non importa. Allora il signor Gianni lo lasciamo... il signor Gianni lo lasciamo stare e andiamo da un'altra signora. Adriana. Sì. Che ci vuoi fare? Del resto la parola cesenatico con le natiche. Fatto no. Pronto, signora Adriana? Chi parla? Buongiorno, sono il dottora Giustini Siliconetti Gonfiotti. Di? Non ho capito. Sono il dottor Giustini Siliconetti Gonfiotti. Sì. Chirurgo plastico. Sì. Ecco, è stato richiesto un mio intervento su di lei. Sì, non è stata lei, ma qualcuno sicuramente, suo marito immagino, no? Perché no, questo signore si è presentato come suo marito. Ma guardi, ci deve essere un equivoco, perché io non faccio nessun intervento. Dico, lei ha un marito però. No, comunque. sì, però guardi, le assicuro che a me va bene così, naso e tutto. Sì, no, non è il naso, sa, non è il naso, no, e nemmeno le labbra, né niente. Cioè, lui vorrebbe risistemarle le natiche. No, assolutamente. Perché dice che calano facendo un po' di zuava sulla coscia. No, la ringrazio molto, ma io non faccio nessun intervento. E poi vorrebbe anche leggermente, allargare l'orifizio anale per poter meglio penetrarlo in quanto lei offre delle resistenze. Quindi guardi, noi, mi dispiace. Ritiriamo su tutte le natiche e allargiamo il buco di culo. Ma guarda te, ma le faccio un piacere, eh? Ma io non lo so, richiamiamola, richiamiamola. Ma che lo so io. Pronto? E anche un accorciamento del grilletto, signora, perché lei ce l'ha troppo lungo. La signora se ne chiude. No, qui non siamo, mica siamo a Napoli. Zitta lei, io solo preso la linea, mi faccia prendere la linea almeno. Andiamo da qualcun'altra, altro in questo caso. Ecco, sì. Ma sai com'è? La gente avrebbe anche bisogno, avrebbe tanto bisogno di queste cose qui. Però purtroppo la chirurgia plastica trova ancora delle resistenze. Pronto, signora Graziella? Sì. Ecco, buongiorno. Senta, sono il dottor Giustini Siliconetti Gonfiotti, medico chirurgo plastico. Medico chirurgo plastico? Sì, signora. Suo marito si è rivolto a noi. Ah, sì, per mio marito, riguarda mio marito. Lo sapeva? No, perché non... No, non riguarderebbe suo marito, riguarderebbe lei, signora. È suo marito che ha richiesto un intervento su di lei. Su di me? Sì, una serie di interventi praticamente, cioè in pratica dovremmo lavorare un po' su di lei perché suo marito ci ha espresso le sue riserve ormai sull'attività sessuale, sulla... Scusi, forse si sta sbagliando. No, signora, ci mancherebbe altro, guardi, io non sbaglio queste cose, il numero me l'ha dato lui. Volevo dire, lei si chiama Graziella, giustamente. E quindi... Don Graziella? Sì, signora. Esatto. Quindi... Non scherzo. No. Suo marito forse le voleva fare una sorpresa per Natale. Mi dispiace, io pensavo che gliel'avesse detto. Insomma, lui la vorrebbe un po' sostituire qualche pezzo, insomma. Cioè, da capo a piedi, lui vorrebbe, ha espresso il desiderio di fare di lei una copia perfetta di Anna Falchi. Addirittura. Sì, esattamente. Quindi, ma l'altezza però. Ma l'altezza, diciamo in piccolo, no, non è che sì, Anna Falchi è piuttosto alta, ma diciamo mignon bonsai, un Anna Falchi bonsai. Cioè lui vorrebbe un modello esatto ad Anna Falchi. Noi possiamo cominciare dalla testa, il naso, le rifacciamo la bocca naturalmente, su quella lui ha particolarmente insistito per i pompini. Poi scendendo giù le facciamo un seno veramente della Madonna e giù ancora tutto quello, insomma, anche due belle natiche. Ecco, le facciamo i lineamenti ad Anna Falchi, non è contenta? No. Le piace qualche altra attrice? Io sono contenta di come sono. Sì, ma vede, suo marito non è tanto contento invece, eh? Quindi bisognerebbe che lei... Forse
Forse non le hai detto che io sono separata. È separata? Già. Da qualche un'altra. Ma no, signora, mi ha dato il suo numero. Ah, malandrino, allora mi ha chiamato apposta per... Ah, lui dice... Ho capito. Le ha voluto fare una specie di... mandare una specie di segnale o qualcosa attraverso di me. Si è servito di me, a quanto pare. Non so se è servito di lei, però comunque a me non interessa. Comunque, signora, io vengo a trovarla, no? E comunque diventare Anna Falchi a spese del suo ex marito, tanto meglio, no? Lei, se vuole, la faccio Bellucci, Monica. Va bene, Monica Bellucci? Si butta mica via, sa? Le veline le vanno bene? Mi dica lei, le letterine, ne scelga una a caso, io la rifò uguale, signora. Va bene? A presto. Lei non ha capito, ma io mi piaccio così come sono. No, lei non si piace per niente, lei fa schifo, signora. A presto, arrivederla. Ma fa proprio veramente schifo. Ma schifo.